giovani, giovanissimi, ma interpreti già maturi, per i quali la musica può davvero essere passione e professione. È la Next Generation della musica ariatina, in concerto all'ex chiesa di Largo San Giorgio, nell'ambito della rassegna di primavera della Fondazione Varrone. Emanuele Orsini, 18 anni appena, ma già un nome nel panorama dei flautisti italiani, ha duettato con Hiromasa Tabata al pianoforte nella deliziosa sonata di Jules Mouquet, La Flûte de Pan, e nei virtuosismi della sonatina per flauto traverso e pianoforte di Henri Dutilleux. David Mancini, a pianoforte, ha trascinato il pubblico nelle atmosfere macabre e misteriose care ad Aleksandr Scriabin, eseguendo la sonata numero 9, detta Messa Nera. Poi, con Leonardo Bizzoni al clarinetto, il tempo è tornato allegro. Di più, l'allegro con fuoco della sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc. Allegro che è diventato giocoso nella sonata per flauto traverso affidata a Gabriele Pirrotta, che poi ha guidato le danze con la tarantella in La minore di Saint-Saëns, sempre con Bizzoni al clarinetto e al piano l'energica Aoi Nakamura. Spazio per un ultimo brano che ha visto esibirsi insieme i due talenti del flauto, Orsini e Pirrotta, e per tutti gli applausi del pubblico entusiasta della Next Generation.